Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi, con il nostro Gran Turismo 7. Torniamo a fare le gare del World TCC, quindi World Tourist Championship. Vi ricordo che questa è una settimana molto calda, perché venerdì torna la Manufacture Series e dobbiamo fare una bella gara là. Non mi ricordo dove si corre, comunque bella gara. Sabato c'è la Nations, ma finalmente una gara bella di Nations, perché mi sembra si corra con le Gruppo 2, quindi la faremo sicura. E domenica c'è il Toyota Gazoo con la Toyota, la 24 ore di Le Mans, quindi speriamo di fare anche quella gara, perché fino adesso della Toyota Gazoo non abbiamo fatto neanche una gara. Ho fatto un sondaggio sul nostro canale Telegram Supercorris 84, dove vi invito a iscrivervi, perché tutti i giorni mi metto non solo le news in anteprima, ma anche sondaggi ghiotti, dove potete scrivere e dire quello che volete vedere. Vi ho detto cosa volete vedere oggi: la gara WTCC di Gran Turismo 7 o la carriera di Formula 1 2018. Avete scelto questa, quindi facciamo questa qua. Prima di partire, come al solito, vi dico: iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, dove per oggi ho messo offerte incredibili. Ragazzi, c'è una postazione Play City in Alcantara, un nuovo modello che sta già in 100 euro di sconto, pazzesco, qualcosa di incredibile. C'è il canale ufficiale, appunto, c'è Fruitrab e c'è Twitch. Allora, innanzitutto abbiamo un bel bigliettuzzo da grattare, glielo molliamo. Va, mollaci qualche moneta, che abbiamo molto bisogno di soldi. Mo che hanno levato... ecco qua. Solito pezzo inutile che non ci serve. Vi ricordo che questo campionato World TCC ha le stesse regole dei campionati ufficiali, quindi non è facile da affrontare. C'è anche gruppo 3, adesso noi continuiamo a fare gruppo 4 perché mi è piaciuto, e vi dico la verità, non so neanche dove si può correre effettivamente. Andiamo a vedere in Europa. Questo è il campionato Vision che faremo. Allora, abbiamo fatto il Red Bull Ring. Ah no, cazzo, qua 800. Va bene, non facciamo questo. Ma ci posso correre con questo? No, vedi, Touring Car 600. E che cazzo, Touring Car 600 e 800. Ma mo te pare che Brands Hatch, eccolo qua. Che lo sapevo io, ragazzi, Brands Hatch. Pista che io odio. Quindi 10 giri. Sicuramente si farà il pit stop. E allora partiamo con le morbide e poi mettiamo le medie. È una gara tosta, ragazzi, anche perché qua, come avete potuto vedere, inizia a piovere, succede un bordello, succede. Inghilterra è pure famosa per queste cose. Si parte, Franz, yebba! Scusate, ho fatto una gara d'accelerazione, prima ho messo il cambio automatico. Oh, Solis, Ngula Sortas. 10 giri, ragazzi. Qua è difficile prendere il podio, ve lo dico subito. Madonna, come si incapretta la nostra 155 TTM. Arriva, corri su Bishop. Si botta all'esterno. Cambiamo il ripartitore di frenata, ragazzi, perché la sento veramente male in frenata. Oh! Madonna santa, che ha provato a fare corri tutto all'esterno. Si botta dentro, ne passa due. Ma ce lo prende la mano. Se botta. Oh. Ecco cocco bello. Esce bene Corris. 26 secondi sono tanti da recuperare, ragazzi, 25. Ma il problema non è questo, è che sicuramente succede qualcosa qua. Statela a vedere, che sicuramente va a piovere. A parte che devo anche gestire un po' la benzina, perché vedo che già siamo oltre i limiti. Ah!
Devo andare in gestione benzina, ragazzi. Abbiamo spinto troppo il primo giro. Oh, si butta dentro Carris. Madonna, come si gira il posteriore in frenata, ragazzi. Ecco Valerio Negallo, vai. Recupera super. Curve molto marce. Si butta dentro Valerio Gallo super. Battaglia 3-2. Vanno in discesa, passa super. Oh, oddio, raga, me la partita. Madonna, sabato. Mi era partito il posteriore, assurdo. Yebba. Molto male. Esce bene Carris qua di potenza. 21 secondi di distacco, troppi. Donna santa, come si... Ma si incapretta st'auto però in frenata, eh. Oh! Oddio! Allora ragazzi, molti mi hanno fatto notare che il TGT ha subito delle grandi modifiche. Con gli ultimi aggiornamenti praticamente il TGT è diventato molto più leggero e ha scontentato un po' tutti. Il T300 no, è rimasto simile. Però praticamente adesso è successo, non si sentono i cordoli. Prima se prendevate i cordoli vibrava parecchio sto volante, mo non più, purtroppo. Ecco, mancano tre italiani insieme. No, sta Izzalla a rompere le balle. Ah, oh, si butta. Madonna, corre, si butta. Sospinge Mangano fuori. Arriva Carris in discesa. Esce bene super. Ah. Yebba, si butta dentro super Carris. Si botta. Si sta mette male il tempo. Qua inizia a piove sicuro. Mi ci gioco le bolle. Qua inizia a piovere. Mannaggia la miseria. Mannaggia. Esce bene Carris su Yamaminchia. Passa super su Yamaminchia. Ai ai ai. Esce bene qui. Va in discesa. Ragazzi, siamo ai limiti della benzina. Noi prossimo giro dobbiamo fare il pit stop e mettere le medie. Esce un po' di sole, questo mi rincuora. Oh, si butta dentro Carris all'ultimo secondo. Si fa vedere all'ultimo super. Pazzesco. Posso provarne pure a fare un altro di giro, ma ho paura. Questo è l'ultimo, ragazzi. Box, box, box in questo giro per Carris, che ha paura che sta per piovere. Ah. Spinge tutto quello che ha super. Oddio. Ah. La tiene. Raga, gara pazzesca. Siamo a 5 secondi, ma il tempo non promette nulla di buono.
come direbbe Maccio Capatonda, ma che stiamo all'Inghilterra? Sì, siamo in Inghilterra. Io che ci ho vissuto 2 mesi in Inghilterra vi posso dire che fa cagare il tempo. Arriva Corris. Oh, si incapretta il posteriore del nostro Alfone. Secondi. Si butta dentro Corris. Vai box. Minchia, abbiamo finito la benzina. Arriva super. Ah boh, faccio riempire tutto, tanto ormai. Box, box, box. Oh, bagarre, Corris mette le medie. Ecco Valerio Negallo. Oh. Ecco Pippo Mangano. Ah. Ragazzi, noi abbiamo tutto sto margine con la benzina, eh. Comunque dobbiamo gestire la benzina. Deve cambiare le marce un po' prima super. Ah. Ogni tanto si incapretta. È una macchina emozionante la nostra Alfa. C'è bene Corris qua. Che sta sciolinando troppa benzina. Oh! Ma perché mi parte il posteriore da pazzi oggi? Non ho capito perché. Vanno ai box i primi. Ma qui la sosta è molto veloce. Tutti i box, Corris può prendere la testa della gara, ma pure l'altra volta abbiamo preso in Austria. E dopo non siamo riusciti. No, manco andiamo primi. Rimane dietro Corris. Esce Blazan. E Portiglia. Hanno superato la linea bianca, ma siccome sono tifosi Red Bull non avranno penalità. Oh! Oh! All'esterno Corris, pazzesco! Andando avanti è brutta la Swift, gruppo 4. Si avvicina super. Si butta dentro. Inquadratura da dentro, ma non si vede una cippa così, ragazzi. Se non piove, raga, è fatto. Ai ai ai. Ai ai ai. Sta mettendo malissimo il tempo. Prova la fuga Corris. No, non piovere, per favore, fammela vincere sta gara, c'ho bisogno di soldi. Scappa super. Dai raga, 3 giri alla fine. Ma il tempo è diventato molto nero. E questo non mi fa per niente stare bene. Che in Austria, se vi ricordate, avevamo praticamente vinto la gara e poi è iniziato a piovere e siamo arrivati terzi, per miracolo. Devo gestire anche la benzina perché abbiamo 3 giri e 2 di benzina. Ai limiti Corris. Si vede nessuno dietro. Yeppa.
No, no, no. Errore di Carris. Piccola uscita di strada di Super. Non ci voleva. Ma perde poco. Sto giro in safety, abbiamo recuperato tantissima benzina, abbiamo perso 2 secondi da quelli dietro. Madonna, che tempo brutto, ragazzi. Tempo molto molto brutto. Penultimo giro. Mantieni altri 5 minuti tempo. Prova Carris a tenerla. Ai ai ai. 10 secondi di vantaggio. Questa la portiamo a casa, raga. Ma se inizia a piovere per tutti, quindi. Spreme tutto Super Carris. È chiaro che dovremmo iniziare a fare anche le gare ora WTCC 800, però con le gruppo 3. Quindi raga, c'è tanta roba. Abbiamo altri 2 menu da fare. Uno quello del WEC, uno quello delle Vision. Quello delle Vision lo faremo in questa settimana. Oggi è martedì, vediamo, verso giovedì merdi lo faremo. Ultimo giro, Carris in vola. Ma voglio fare così l'ultimo giro, ragazzi. Guarda che bella sta macchina. Probabilmente è la mia preferita su sto gioco, vi dico la verità. Scappa Carris, anche perché dietro hanno messo pure le dure, quindi sono più, ancora più lenti. Sventato il pericolo di pioggia, Carris va a prendere i suoi 110.000 euro. Nella seconda gara del WTCC 700. E vai, va bene raga, purtroppo con st'inquadratura non riesco a percepire bene. Ma il vantaggio è rassicurante, Carris, non ha paura. Yebba. Con la benzina siamo andati quasi pari, eh. Si va a prendere la vittoria Carris. Vai cazzo raga, meritatissima. Yes. Grandissima vittoria, friends. Sono muy condiendo. Molto molto contento. Valerione Gallone nono, Pippo Mangano dodicesimo, e vai. Festeggia Super. 110.000 euro, volete vedere io. E vai ragazzi. Che vi volevo dire, spero vi stiano piacendo queste gare WTCC, perché comunque sono più complicate di quelle altre che abbiamo fatto nella carriera. Sono gare vere, toste, bisogna studiare la strategia. Qua non ha piovuto, sennò sarebbe stato un disastro, ma è andata bene, dai. Io mi sono divertito, spero vi state divertendo anche voi. Ci vediamo nei prossimi video del vostro Supercore. Ciao, voglio. Whoa!